guerra è finita. È inimmaginabile. E buon viaggio, compagnone! Devi fare solo quello che Rocco ti dice di fare adesso. Che cosa vuole da me? Ma che cosa vuole da me? Abbiamo inventato gli spaghetti western, uno dei tre, quattro registi migliori al mondo di tutti i tempi, che è Sergio Leone. Abbiamo avuto i più grandi successi con Sergio Leone in tutto il mondo. Il western è stato un successo enorme, ancora adesso io vendo i western a pacchetti per la televisione. Il spaghetti western italiano si vende i pacchetti per la televisione perché piacciono, sono passati 40 anni. Chi ripropone lo spaghetti western? Tarantino, che crede nel film di genere, che gli americani sono molto diversi da noi. Noi ci crediamo furbi, ma in realtà non siamo furbi. Quello è un film con le dovute proporzioni che potevamo riproporre noi. No, non credo. Rifare, quante volte ci abbiamo pensato, ci abbiamo pure provato con Django Strikes Again, Il ritorno di Django. Ma se io fossi andato dai due, non faccio i nomi, dai due maggiori cose di riproporre un film western, mi avrebbero detto: tu sei pazzo, perché non prendi Mastandrea per fare l'uomo che sta proprio per morire affamato su un marciapiede? Da ragazzino sognavo John Wayne, Ombre Rosse, tant'è vero che il film poi si chiama Ringo, perché John Wayne si chiamava Ringo su Ombre Rosse, non è che hanno inventato granché. E allora con i western americani era il mio passatempo preferito, cioè volevo vedere solo quelli. È un genere che uno non ci avrebbe mai pensato che un altro paese che non fosse l'America e nel Far West facessero i western. E io lo fece come se stessi a fare l'Amleto, insomma. Io volevo fare i western come lo facevano gli americani. E alla fine c'era la carica del settimo cavalleggeri che è venuta bene, era molto bella, con la bandiera in primo piano, eccetera, eccetera. E invece Sergio ha innovato, l'ha trasformato, ha fatto una cosa nuova, un modo nuovo di vedere il western. Ecco. Andavano questi film western tedeschi scritti da Carmichael, che era una sorta di Salgari nostro, che non essendo mai andato in America, però in una baita del Sud Tirolo, si inventava queste storie western di indiani e cowboy. Il western era già cominciato, perché non è stato né Corbucci, né Leone, né Tessari a fare i primi western. Se ne sono fatti almeno 20 tra Germania, Spagna e Abruzzo, naturalmente orrendi, perché gli americani non li facevano più. E c'era uno strano tipo di scrittore spagnolo che si chiamava Jorge Mallorquí, che si vestiva da vacchero, si metteva il cinturone, si metteva delle specie di gambali di finto cuoio, un sombrero da cowboy, e alla macchina da scrivere si inventava delle storie che erano più o meno delle varianti sul tema di Zorro. A un certo punto arrivò un film giapponese che si chiamava Joimbo. Io vedendo un film di Kurosawa, che era appunto La sfida del samurai, che era preso poi a sua volta da un romanzo di Hammett, che era Raccolto rosso, e portato, a me venne voglia di riportarlo in patria attraverso il western. Joe, una pistola che non aveva mai mentito e che aveva tante tacche per tanti orologi fermati.
la sua inesorabile Colt 45. Venne fuori un bellissimo film, soprattutto per il fascino di Clint e per i tempi che Leone si inventò. Perciò è stato un grande regista o comunque un grande autore. Perché a quell'epoca là, ragazzi, ricordiamoci che la pubblicità velocizzava tutto. Se vuoi, un po' come la differenza che passa tra una musica di Gershwin e un videotape di Michael Jackson. È la stessa differenza che passa tra Guerre Stellari e uno dei miei film. Insomma, si mosse Sergio, ecco perché è un grande, in assoluta contraddizione con quello che stava succedendo in tutto il resto del cinema. Tutto si velocizzava, lui calmò tutto, fermò tutto, si prese i tempi che volle. Sergio Leone era, per certi aspetti, un uomo molto generoso, per altri aspetti era ombroso. Cioè, se capiva che non c'era una sintonia di fondo sulle idee del cinema, lasciava perdere. Abbiamo fatto insieme Sergio Leone per un pugno di dollari e io Le pistole non discutono. La stessa casa di produzione l'abbiamo preparato insieme, l'abbiamo realizzato insieme, però lui ha fatto per un pugno di dollari che ha avuto il successo che ha avuto. Il mio ha avuto un successo normale di cassetta, così. I miei dollari mi ha portato subito per qualche dollaro in più e quindi storie di uomini, di amicizie virili e contrabbandando dentro anche tante idee e anche qualche piccola delusione. Clint Eastwood and Gian Maria Volonté under the inspired direction of Sergio Leone, better known as Bob Robertson. And for added good measure, Lee Van Cleef in a fast-moving film crowded with action. For a few dollars more. I tre moschettieri, Sergio, Duccio e l'altro Sergio Corbucci, cominciarono a pensare un po' per conto loro, spinti dai produttori. E Sergio era un regista con la R maiuscola. Pieno anche lui di inventive, però ridanciano, per cui forse anche un po' cialtronello, però veramente c'era da imparare anche da lui. Dopo aver fatto 5 western prima di Django, mi chiamò per fare Django, forse era un momento di discesa di Sergio, perché avevamo fatto Johnny Oro che non era andato bene, avevamo fatto I Crudeli che non era andato bene, Navajo Joe così così. E quindi era un po' di stanca, non lo so, anche il western stava un po'. Proprio se uno vede il primo Django, fatto quello da Franco Nero, da Sergio Corbucci, è arretto con un po' di fango e una mitragliatrice dentro una cassa da morto. Ho tutto questo, però il film lo doveva fare Mark Damon, aveva già firmato il contratto. E io c'avevo Franco, invece che avevo fatto con lui 4 film di fantascienza con Margheriti, che mi pressava, Ruggero, io voglio conoscere Corbucci, voglio fare il film con Corbucci. Alla fine sono riuscito a portarlo al montaggio di un altro film e Sergio lo guardò appena. Invece Nori, la moglie, ha detto, Ruggero c'ha ragione, questo, gli mettiamo il cappello calato, è perfetto. E così nacque anche Franco. La guerra è finita e queste cose sono passate di moda. Mi sono divertito a fare tutto nella vita. Difatti un giorno facevo un western, il giorno dopo facevo un film di Petri, un giorno facevo un altro western, facevo il film di Buñuel. Cioè, mi sono divertito. Se avessi voluto fare solo i western, cioè, allora avrei fatto Trinità, che era Barboni che mi voleva per Trinità. Avrei fatto tutti questi, un altro tipo di carriera, ma no, io vengo anche un po' dal piccolo teatro di Milano, perciò mi faceva piacere, insomma, interpretare, mi faceva piacere fare l'attore. Sapevo di questo boom del western,
dove gli attori si cambiavano i nomi perché si vergognavano anche un po' di farlo, De Fanni. Però per me erano storie era una storia come un'altra, un'altra epoca, altri costumi. Allora io ho fatto la sceneggiatura, e sono state le primissime, la sceneggiatura di Una pistola per Ringo, la sceneggiatura di Per un pugno di dollari, la sceneggiatura del Ritorno di Ringo e la sceneggiatura di Qualche dollaro in più. Cioè questi quattro film praticamente ne hanno creato 400. Il vero regalo grosso è stato l'avvento del western, perché lì ha permesso a tutti gli aiuti bravi di fare questo esordio alla regia con i western, con i nomi stranieri, eccetera. Ed è capitato anche a me, ovviamente. No, 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 Jimmy, aiuto! Mani in alto, 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 mani in alto! $100.000 forse è quello che sta, perché è stato il terzo incasso di western nella storia del western italiano, sai. Ha incassato prima i film di Sergio, diciamo uno, poi uno di Tessari e poi veniva il mio. Quindi ho cominciato con il mio nome americanizzato E.G. Roland e poi subito il secondo film è stato Vado, l'ammazzo e torno, alla quale si risponde Me coglioni. I sei titoli, se rispondono alla domanda Me coglioni, funzionano. Se rispondono alla domanda E sti cazzi, non funzionano. Esempio, Vado, l'ammazzo e torno, Me coglioni. Alice non abita più qui, E sti cazzi. Giorni dell'ira è stato il western più importante in quel momento. Ma è stata anche appunto la scoperta di una coppia di attori, Lee Van Cleef e Giuliano Gemma, è stata una coppia che ha funzionato alla perfezione. Nei film western l'attore era fondamentale, e l'attore era Franco Nero, e Gemma, Testi, George Hilton aveva un suo mercato, ce l'ha, però chiaramente Franco Nero era il più richiesto, sì. Mi è rimasto un altro colpo. Ma sarebbe troppo facile. Ora, il mio gusto mi porta a dire che il migliore attore italiano che ha fatto il western è stato Giuliano Gemma. Il più noto internazionale attore giovane italiano è Franco Nero, arrivarci però. Faceva tutti i film di grande impegno culturale. Mentre giravo uno dei soliti western in Italia, mi ricordo, stavo girando Tempo di massacro con Fulci, arrivò una chiamata che un regista, Joshua Logan, voleva vedermi a Londra. Quando io arrivavo sul set, io arrivavo molto presto, e il truccatore personale di Franco era già lì da mo, facendo le righine delle rughe di Franco, dappertutto. Io dico, ma scusa, sei giovane, sei un bel ragazzo, ma che cazzo vuoi di fatte così con tutte queste righe e queste cose? E mi disse, perché quando ci avrò 30 anni di più, la gente dirà, ma come sta bene ancora? Io devo tutto a John Huston, perché durante la lavorazione lui mi disse, tu hai un fisico che puoi fare non l'italiano, ma puoi fare tutto. Impara bene l'inglese, io sarò il tuo insegnante. E cos'è successo? Che John Huston era a Londra, cenava con Joshua Logan e disse, guarda, io ho gli attori per te, perché lui voleva in Camelot, questo grande musical, voleva degli attori nuovi, non Richard Burton e Julie Andrews, voleva dei nuovi. E allora ha detto, io so gli attori per te, uno è Richard Harris, che fece Caino nella Bibbia, e l'altro è Franco Nero. Lui disse, Richard Harris sì, lo conosco, vabbè, ma Franco Nero lo devi vedere. E andai a trovarlo a Londra. Pensa un po', che diabolico. Beh, guarda che io sono diabolico, ma quello non mi viene in mente manco a me. Però io so Shakespeare in inglese. Ma come, dico, non sai parlare bene inglese, sai Shakespeare.
Vediamo, e ho cominciato. All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being 780. Giojimbo, ecco, la cosa che mi colpì di più fu un legame con Goldoni, perché dentro c'era proprio la meccanica di Arlecchino servo ai due padroni, cioè un personaggio che si vende a una cosca e all'altra senza che le due lo sappiano e che porta a termine i suoi piani. Il mio nome è Nessuno era un vecchio titolo che Sergio Leone aveva ereditato da Sergio Corbucci, che aveva pensato di fare un film dall'Odissea e di chiamarlo Il mio nome è Nessuno. Poi il film sull'Odissea non ci pensò più nessuno, ma rimase questo titolo che era anche un bel titolo. Quando doveva fare questo film, che prima lo doveva fare lui, poi le cose sempre di Leone, no, lo faccio, no, non lo faccio, non lo fa, alla fine disse, guardate, io questo film lo faccio, se lo fa Tonino Valeri, se no non lo produco, non mi interessa. Per me il più grande scrittore di western è Omero, perché i suoi personaggi sono proprio gli archetipi del cowboy, Ayace, Agamennon, Ettore, sono sceriffi antelitteran, il cowboy antelitteran. Qualche riferimento classico, ma alla larga, da riderci sopra, come è successo per Il ritorno di Ringo, possiamo citare l'Odissea, oppure per il film di Vancini, che è un altro bel film, possiamo citare Il Conte di Montecristo, insomma, qualche riferimento di bassa cultura ottocentesca l'abbiamo sempre tenuta, perché poi il livello era quello, se no ti facevi forte dalla 007. E quindi proprio attraverso la leggenda, attraverso il mito, io ho pensato di raccontare queste favole, anche se favole per adulti, ma sempre favole. I know the name of the cemetery now, and you know the name of the grave. È il primo produttore vero importante della mia carriera, che mi ha dato tutto quello che ho desiderato mettere sullo schermo, è stato Edmond Amati. Edmond Amati era uno che ti lasciava molto fare, doveva provare i copioni e poi era fissato sui titoli, lui i titoli li doveva inventare lui. Infatti mi fece fare il primo Vado l'ammazza e torno, e quando gli chiesi il cast, dico, chi vedi come protagonista? Beh, il primo deve essere Charles Bronson. Chi è? Poi c'è stato Johnny Yuma, Zingarelli credo, e volevano la violenza, assolutamente violento. Mi ricordo che mi arrivò da Roma, io ero a Madrid, un braccio finto, perché il cattivo doveva spezzare un braccio a un ragazzo, e quindi mi ha detto, mi raccomando, così fai vedere, eccetera. Per esempio, le morti dei western, non mi piacevano quelli che... Era venuta fuori quest'idea che se uno veniva colpito da una pistola, da una Colt, doveva fare un balzo indietro di 3 o 4 metri e andare a sbattere contro la parete del salone. Io penso che la violenza sia ormai... è la macchina che fa muovere le ruote del mondo, e che la morale abbia definitivamente perso la sua partita. Ecco, diciamo che la morale delle mie favole sta proprio qui. I personaggi vedi nei miei film sono selvaggi, violenti, qualche volta anche feroci. Una crudeltà sì, ma per esempio dovevi mettere come in per qualche dollaro un orologino, un delitto fatto prima, che a quel punto per il popolo bue, se lui mi ha ammazzato mia figlia, mia madre, è autorizzato a ammazzarne 20, 30, e il pubblico è d'accordo. Poliziotteschi d'Italia si affermò morto il western, cioè c'è un certo bisogno di violenza nel pubblico a guardare certi film, che, come dire, come succede nelle partite di calcio, insomma, grosso modo era un modo
di scaricarsi. Lo scenario italiano di quegli anni era uno scenario che, diciamo, estremamente importante, perché erano gli anni delle Brigate Rosse, di una guerra quasi civile che c'era. C'erano le Brigate Rosse, era un'Italia dura, era un'Italia cattiva. Quindi il cinema rifletteva una cattiveria più latente. Per cui questi film qua si affermarono proprio perché c'erano cazzotti, sparatori. Questo condimento piaceva e il genere si affermò. E in fondo questi film qui, l'eroe buono era il poliziotto. Lucca e Merenda, Testi, in fondo in Lucca e Merenda c'era anche vagamente tratteggiato il commissario, famoso commissario Calabrese. Antisignano fu, credo, forse il primo film, fu quello di Steno che fece La Polizia Ringrazia, in tal senso. Io credo di averlo fatto in modo più spettacolare, avendo, nel momento in cui fui messo di fronte, vuoi questo attore per fare il cameo del commissario, che allora tra righe era Calabresi, che ovviamente per due pose voleva un'enorme somma, e dissi: piuttosto che dare, allora mi ricordo, 20 milioni di lire per due giorni di lavoro, preferisco li diamo a Julien Remy, che viene in Italia e mi fa delle sequenze spettacolari. La relazione più importante per me era con lo stunt coordinator e con gli stuntman, quindi, però quando c'era qualcuno che giocava, perché so perfettamente questa è pericolosa, questa no, questa si può fare facilmente, quando c'era quello che faceva: ma guarda, levate, dammi il vestito, la faccio io. Roma in mano armata, io ho girato tutta la fuga di Thomas su un'ambulanza, su un'autoambulanza che tiene sotto mira l'autista e gli impone di andare in modo spericolato al massimo della velocità in mezzo alla città. E io non è che ho fatto sgombrare le strade, ho girato pezzetti, no, sono partito con la macchina nascosta e ho fatto fare la scena dal vero. Facevo degli inseguimenti per Milano senza ne avere neanche la possibilità di avere un poliziotto, sì, forse c'era un vigile che diceva ad alcuni di rallentare, però comunque insomma, ho assistito a delle situazioni fatte con molta incoscienza. Faceva il poliziotto, poliziottesca agli italiani, e due o tre grossi registi, non voglio fare i nomi, si facevano l'aureola con Sciascia, hai capito? Però chi ha aspettato i picciotti sotto casa e ha avuto i film sequestrati e le querele dai ministri sono stato io. Roma come Chicago era un film a favore della polizia, per cui non lo voleva fare nessuno, io invece sentivo che era giusto farlo. E i film dopo sono stati fatti col poliziotto che menava. Quando io faccio il poliziotto marcio, faccio la storia di un poliziotto marcio. Non faccio indagini al di sopra di ogni sospetto, che può anche essere un film migliore del mio, non dico di no, ma lì abbiamo a che fare con un nevrotico, chiaro? Con me abbiamo a che fare con un poliziotto che si fotteva i soldi. Ed è questo che è rivoluzionario, non quello. E credo di aver fatto un film bellissimo, che nessuno forse era, che Milano odia, con Lenzi. Da una parte mezzo miliardo e dall'altra parte l'ergastolo, ragazzi. Se prendevano le pasticche, invece della gente di dire questo qua è incocainato, diceva quello lì è impasticato. È che lui si drogava e beveva davvero, perché mi disse: Umberto, io non posso entrare in un personaggio così violento, così cinico, così schifoso se non mi porto in qualche situazione analoga. Io lo sorprendevo molto, però aveva sempre il timore di che se lui mi dava troppo spazio, cambiando le cose, eccetera, le carte in tavola come ho sempre fatto, il produttore si sarebbe incazzato con lui e poi non l'avrebbe fatto più lavorare.
quando tu vedi Thomas, Tom era trucido in quel momento, tanto è vero che io ho fatto il film intitolato Il truce dello sbirro. Che cazzo spari a Calabrese, sormannezza! Te devo parlare! E allora? E allora un par de coglioni, vengo giù te lo spiego! Quando ha capito il trionfo del truce dello sbirro, col sangue amaro in bocca me lasciava fare. Lo specialista per Thomas Milian era Renzi, perché Thomas non andava d'accordo quasi con nessuno. Era un personaggio difficile, poi c'erano dubbi. La mattina si alzava con l'idea, il pomeriggio ce n'era un'altra, la sera e poi alle 3 del mattino c'era quella definitiva, però tutto con sofferenze, con cose. Renzi che si camuffava, per venire a cena si camuffava in maniera talmente curiosa, perché pensava così di evitare di essere riconosciuto, che appena usciva di casa diceva: quello è Thomas Milian. Cioè a me Martino, che era il produttore, mi aveva offerto, quando mi mandò il copione, mi aveva offerto il personaggio del poliziotto. No! Però, conoscendo me, il dritone... E che c'hanno i cannoni da Navarone questi? Aveva capito la verità, cioè che io avrei voluto fare Giulio Sacchi, il personaggio che era in realtà il protagonista. E glielo disse alla mia gente, di lì a Martino, che io invece del, come si chiama, del poliziotto voglio fare Giulio Sacchi. Però il contratto era già firmato. Allora Martino mi mandò a dire, che era quello che voleva, disse va bene, che lui era d'accordo che io facesse Giulio Sacchi. Cioè, però che il prezzo rimaneva quello stesso delle 10 pose del poliziotto. Hai capito il dritone? Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo. Sia lodata pure l'anima degli mortacci tua. E infatti lui ha avuto successo, perché tutto parolacce, tutto pernacche, poi con primari che erano decisamente dei comici, ha avuto successo. E abbiamo incassato un sacco di soldi, abbiamo fatto lavorare tanta gente, guadagnare tanti soldi al cinema italiano. Me lo rifai quella faccetta? La critica, per insultare, creò il termine poliziottesco invece di poliziesco. Quindi, quelli erano i western maccheroni e questo era il poliziottesco, che è sempre una maniera dispregiativa nei confronti di un genere. Come sei impulsivo. Ti impulsivisci e quando ti impulsi qua si capisce più un cazzo. Critici, gli estimatori hanno inventato dei termini, per esempio i musicarelli si sono inventati, che è una cosa, a parte i western spaghetti, i pepli, i musicarelli e i poliziotteschi, proprio sono delle denigrazioni assolute di questi film. Calcola che mio padre per anni in Italia ne parlavano tutti male, infatti lui non leggeva neanche più le critiche dei suoi film italiani, però c'era per esempio... quelli del Cahiers du Cinéma che l'intervista a Mario Bava già nel 62 le facevano come se fosse Mario Bava e Freda erano dei grandi del cinema, no? Dico, è tutto il cinema, io l'ho fatto solo per i soldi, parliamoci chiaro, no? Non è vero un cavolo quello che possono raccontare, almeno per quanto mi riguarda. Io ero pagato, il regista più pagato d'Italia, facevo i film per i soldi. Dunque, Riccardo Freda aveva un rapporto intanto con il cinema molto distaccato, molto di mestiere. Io non credo che lui abbia mai pensato facendo un film che stesse facendo chissà cosa. Lui faceva un cinema che era di consumo, era come un giornale, si leggeva, si buttava e via, se ne faceva un altro. Il rapporto con gli attori è un rapporto molto conflittuale, perché lui li usava un po' veramente come delle pedine. Che la mia specialità era proprio equina, insomma, tutto quello che ha a che fare con cavalli, così. Poi i carabinieri, neanche a dirlo, erano favolosi. Sono i carabinieri che partono ventre a terra, non si muoveva un millimetro. Dico che la valle deve risuonare ancora delle bestemmie che facevo io, perché poveretta, lei non aveva colpa, ma arrivò ad aprire mezza porta che i cavalli erano a 3 metri. C'era un cinema che oggi non si fa più, che è quello che ha fatto mio padre e che ho fatto io.
porte était ici. Je l'ai vu. Il avait des bottes toutes boueuses. Il semblait être sorti tout droit de sa tombe. In Italia c'è stato prima di tutto, come antesignano, sicuramente Bava, che aveva dato una direzione in questo tipo di genere. Mi ricordo, con lui fece Frusta il corpo ancora prima. Pensiamo a Sei donne per l'assassino, no? Per esempio. Mio padre si è inventato un po' di sadismo, nonostante che mio padre era una persona nella vita salutava, educato, però anche lui sul cinema gli piaceva metterci qualcosa un po' cattivella. Dopodiché ovviamente mio fratello, questo è un suo merito, cercò di specializzarsi nel genere giallo e fece questi film con, uno era Dolce corpo di Deborah. Mi racconta Enzo G. Castellari, che era stato invitato da Tarantino a Los Angeles e dietro la scrivania di Tarantino, tra gli altri manifesti, c'era Il dolce corpo di Deborah, un mio film. Un giallo soft, perché io vidi un film, me lo ricordo come se fosse ieri, in fiamma, Honeymoon. Quel tipo di cosa un po' elegante, io cercai di riproporla con Il dolce corpo di Deborah e presi un'attrice americana che aveva un certo nome ma che era stata insomma abbandonata dallo star system americano, cioè Carol Baker e Jean Sorel. Il dolce corpo di Deborah è vietato ai 18, c'era Carol Baker che faceva una doccia. Era a metà ancora, c'era... Facevamo l'occhietto anche al cinema sexy, infatti anche in quel film c'era la doccia di Carol Baker. Sai, le mie attrici si sono lavate in continuazione. Quindi. Ci voleva sempre un nudo, una donna sotto la doccia non poteva mancare. Quando entravo nel ruolo, io mi spogliavo come faceva l'assassina, come faceva la mignotta, come faceva... Doveva essere anche... una raffigurazione particolare cattiva della società dei VIP, delle società del potere, del denaro. In realtà la cosa divertente in quegli anni, cosa che sono stato obbligato a fare anche io, che l'ambientazione italiana era sempre considerata non giusta, per cui inevitabilmente si dovevano girare all'estero, non solo perché poi si avevano delle coproduzioni, perché in realtà in Spagna, in Francia c'erano sempre coproduttori disponibili in questo genere di cose, ma perché si pensava che la polizia italiana, il commissario italiano non avesse la credibilità internazionale, sbagliando, perché poi ci sono stati dei film che hanno, in particolare quello di Argento, che fece Il cielo di Puma e Cristallo, che lo ambientandolo in Italia, e da quel punto in poi i film che io ho fatto in quegli anni hanno ripercorso diciamo un panorama che non era solo internazionale, ma anche italiano. Quell'italiano comincia a preoccuparmi. Questo disse Alfred Hitchcock, maestro del thrilling, dopo aver visto il primo film di Dario Argento. Quando andavi a lavorare per Dario, sentivi che andavi a fare a quei tempi un film importante. Perché quando vedevi realizzare una scena che avevi letto sul copione, capivi che era diverso dall'origine, da quello che poteva essere fatto da un altro, quello sì. Quel film capolavoro era L'uccello dalle piume di cristallo. Certo, Argento invece ha colpito me molto meglio perché lui ha fatto il giallo proprio all'italiana. La mia stava tra la commedia sentimentale e come qualche fidicco. Che poi Orgasmo, il titolo originale era Paranoia, ma siccome i produttori con scarso senso del mercato vollero cambiare, c'è Paranoia, Noia, ma viene Noia, allora misero Orgasmo. An American lady is killer. And they put the frame yeah. When the policeman yeah. Dice Scotland Yard need yeah. You a lawyer. Right, right. Yeah. Right, right. Grazie. 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 Bravo, bravo. Questo ruolo del nudo fortunatamente aveva un fisico. Ce l'ho ancora, non dico avevo, ce l'ho ancora, che era buono, diciamolo così, quindi non mi veniva di nascondere niente. Mi danno da leggere un articoletto di un giornale americano che praticamente diceva che una donna in un incidente stradale
l'amante si era rimasto decapitato e non si era mai trovata la testa, si era trovata mesi dopo nella frigorifero di questa, nel freezer di questa donna che ci faceva scene erotiche con questa. Questo era l'articoletto. Io dico sì, vabbè, perché mi fate leggere questa cosa? Dico, scrivete la sceneggiatura e poi lo fate, mi chiamate molto volentieri. Dice, no, no, lo fai te il film. Dico, come? Anche lì, il film giallo cominciava a costare l'ira di Dio, perché Carol Baker era sì un'attrice americana in difficoltà, però poi, visto il successo italiano, cominciava a chiedere abbastanza soldi. Quel tipo di cinema cominciava a essere molto caro. Allora mi venne l'idea, nella strana vizio della signora Ward, siccome mi piaceva molto questo titolo, cambio tutti come attori, presi Fennec e Hilton, che faceva solo i quei film western, presi mio fratello, che fino allora non aveva fatto niente, aveva fatto un western. E quindi affidava questi film a Sergio, che rispettava, anzi, forse Sergio un po' a denti stretti a volte doveva sottostare a certe cose perché il produttore era il fratello. Se io ricordo come ho girato le scene erotiche di quei film miei, li ho girati sempre, devo dire, senza molta partecipazione. 1920, Golem di Paul Wegener ed Henry Galen. 1926, La corazzata Potemkin di Sergei Eisenstein. 1930, M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang. 1931, L'età dell'oro di Luis Buñuel. Quattro film, quattro capolavori della violenza. In realtà credo di aver dato il meglio quando mi sono inventato delle sequenze di alcuni film, tipo in particolare nella coda dello scorpione, che ritengo uno dei miei migliori film. Oggi è Sergio Martino che ci ripropone la stessa violenza espressiva del primo cinema con... La coda dello scorpione. I film italiani avevano un po' di cattiveria, un po' di sangue in più e un po' di sadismo. E quindi ecco, con mio fratello io ho fatto un film bellissimo che... Secondo me tutti i colori del buio, a me piace, ancora oggi l'ho visto perché mi sembra molto bello. E poi Non l'ho fatto io, il film che ha fatto Componti, I corpi presentano tracce di violenza carnale, insomma mi sembra che sia stato un successo in tutto il mondo. I corpi presentano tracce di violenza carnale che ha avuto un certo successo, non solo in Italia ma molto anche all'estero, che poi è stato quello che Quentin Tarantino considera uno dei suoi film cult nella sua formazione professionale. Poi venivano tutti questi registi nuovi, Fago, Guerrieri, avevano abbastanza successo con me. Poi si riprendevano i grossi, no? Si prendeva Cecchi Gori, si prese subito Guerrieri. Mi ricordo che andai a vedere Il dolce corpo di Deborah con Mario Cecchi Gori e lui mi ha proposto di fare un detective. He's Franco Nero as Detective Belli. La sceneggiatura non è niente male. Ho detto, ma sì, certo. Mi era una telefonata di Amati che mi dice: Alberto, guarda, a New York è uscito un film che sta facendo un sacco di soldi. A tempter, Satan, why do you stand and resist? Come sempre facevamo noi, dopo un grosso successo partivano 77 imitazioni fatte da noi. E siamo andati a New York, io, Mannino, Amati, e abbiamo visto questo esorcista. Fabrizio De Angeli, che era il produttore, mi chiamò per... aveva pensato di fare un qualcosa di fuga da New York, qualcosa di imitazione. Escape from the Bronx. Con una donna che aveva un problema di sesso, proprio era una frustrazione, problema di frustrazione sessuale che diventa possessione demoniaca. E lui dice, però questo giriamo nel Bronx, ma nel Bronx vero, vabbè. E quindi siamo partiti per vedere, per fare i sopralluoghi in New York, nel Bronx, e sono rimasto...
Poi credere al diavolo o non credere al diavolo, ma il film sta in piedi lo stesso, ecco questo voglio dire. Il diavolo c'è, non c'è, non lo so, forse un giorno si saprà, io secondo me non c'è, però può darsi che mi sbaglio. Sembra. Ripeto, però l'horror nostro, come poi forse anche quello americano in parte, non è un cinema violento, è un cinema spettacolare, dove gli effetti sono quelli della violenza, ma in realtà non c'ha nell'animo la violenza. Between life and death. E Orlando, qualcuno mi è venuto a dire, ma lo sai che Eli Roth sta facendo il remake di Cannibal Holocaust? Però devo dire, i cannibali trattati alla Deodato, alla Lenz, insomma, fatti bene, insomma. Go on, George, go in closer to the... Allora, Ultimo Mondo Cannibale è stata la prima mia prima avventura fuori d'Italia. E io facevo la segretaria d'edizione, vada bene, non l'aiuto regista, facevo la segretaria d'edizione. E lì, in quello stesso posto, avevano girato Sandokan, se non sbaglio, no? O in Malesia, penso. E che... Però Sandokan l'avevano girato come se noi girassimo a Villa Borghese, dei giardini di Kuala Lumpur. E invece con Ruggero, che era un po' più avventuroso, ci spingemmo in posti veramente gagliardi, detto alla romana. The island is covered by a very dense jungle which surrounds and protects the sacred mountain of Rarami. Sacred because the natives believe that the mountain is cursed. Quella montagna di Cannibale fu un'esperienza, mi ricordo, per arrivare alle grotte dove ho girato l'80% delle sequenze. Bisognava fare un dislivello di 500-600 metri, portandosi, io portavo la responsabilità, però la truppa si portava le macchine da presa e le lampade. In Ultimo Molto Cannibale avevamo una scena della fossa dei serpenti. Ruggero, non mi ricordo cosa era sulla sceneggiatura, dice mettiamoci un serpente che esce dalle orbite. E c'era con noi un serpentaro. E lui tutti i giorni mungeva i serpenti. Arriva il serpentaro, che era un indiano col turbante, con la cesta, quelle sai proprio fatte così, con dentro, che belli, c'aveva una decina di serpenti. Mungere vuol dire premere la gola, mettere una canna di bambù tra le fauci del serpente e viene una piccola goccia, ma piccola, ma minuscola, e quella è il veleno. Dopodiché il serpente per un giorno è innocuo. Allora il serpentaro dice, mi servono due persone che mi aiutano, perché io da solo, se ne mettiamo più di due, non posso correre, quando dici stop, non posso correre presso il serpente. E dico, Lamberto, te almeno fallo, no? Io, e mi ricordo, c'era l'attrezzista. Bisogna prenderlo da dietro, non stringerlo troppo, e poi li caliamo nella buca. Alla prima li piglio tutti e due, alla seconda li piglio tutti e due, non mi ricordo se alla quinta o alla sesta, uno dei due, i serpenti li devi prendere qua dietro così, perché se li prendi un po' più lungo, l'ho preso un po' dopo e quello si è rivoltato e mi ha morso una mano. E così abbiamo dovuto far atterrare un piccolo aereo in mezzo alla giungla per portare a Kuala Lumpur Lamberto. Mi hanno portato in una specie di farmacia dove uno mi ha dato da 10 barattoli, ha preso 18 pillole grosse così differenti, me l'hanno prese e io la mattina dopo stavo sul set. E purtroppo l'italiano è stato sempre un po' provinciale come cinema. E il cinema devi parlare inglese. Anche perché girare in inglese era molto più semplice. Qui siamo tutti girati in inglese, fatti bene. Adesso prendono il ragazzo che parla un po' di inglese. No. Tutti quelli che facevano i film di genere sono stati spazzati via completamente. Sono stati spazzati via anche perché c'è una grande differenza tecnologica che una volta non c'era tra cinema americano e cinema italiano. Ma sostanzialmente nella testa della gente c'è che, insomma, questo film di genere non andava minimamente aiutato. Beh, io mi ricordo quando cominciava a morire e all'epoca la colpa era dei comici. Ma io credo che sia stata la televisione a ammazzarlo, perché dal momento che ogni giorno
in televisione il pubblico ne poteva vedere 4-5 di film di questo genere, di film di commerciali, di basso, medio costo, così, e non andava più a vederli al cinema, li vedeva a casa. E per cui però non si sapeva bene che il mercato era finito. Che il mercato era finito, si è saputo con l'uomo Puma. Salti! Vuoi che mi ammazzo? Mettila! L'uomo Puma è durato poco, però poi sono venuti gli altri che sono andati male, perché si è capito che la gente al cinema non ci andava più. Quando è uscito l'uomo Puma abbiamo telefonato, come facevamo sempre, dal locale, era uscito a Torino il film, a sapere dal direttore del locale, che è venuto al telefono, abbiamo chiesto il pubblico come ha reagito. E lui ha risposto: non è entrato nessuno. Nell'ispettore Callaghan scoppiavano le macchine nuove, da noi scoppiavano le macchine vecchie, però la tecnica per girarle erano simili, perché c'era l'uomo sulla macchina che gli portava. Io nell'ipotesi avevo Julien Remy, che era uno dei migliori, lo stesso che faceva 007, e quindi praticamente la spettacolarità in proporzione aveva una sua capacità di attrarre diciamo, il pubblico. Credo di aver dato il meglio di me sul piano tecnico e anche in modo cinematografico, perché oggi non mi dire che cinema, quello che quando fanno gli effetti speciali, uno che salta in aria e poi fanno col computer, una cosa terribile. Cosa che invece, quando poi questo gap è stato impressionante, perché in America facevano delle cose che anche io andavo al cinema e dicevo: ma come avranno fatto? Poi l'ho capito vedendo il digitale, ma noi non avevamo l'attrezzatura per cui per fare la stessa cosa. Quindi alla fine degli anni 80 il nostro cinema è sprofondato. Adesso costa tutto tanto. Non c'è l'appeal, abbiamo distrutto un mercato, ed è colpa nostra. Ora non dire che stiamo a dare le colpe. Quando la politica è massicciamente entrata nel nostro settore, si fa un certo tipo di cinema che detesta il film di genere, perché i nuovi registi vogliono fare il film della loro vita, cioè si punta più sul grande film di qualità. La situazione di oggi italiana, secondo me, il disastro della nostra industria di quest'anno, nasce in quegli anni là, in tutti i settori, perché non c'è stato la volontà di poter finanziare un rinnovamento tecnologico, per cui oggi siamo i tarantiniani. Un giorno arrivò la telefonata di Tarantino e mi disse: guarda Frank, io faccio questo film che si chiama Django Unchained e tu ci devi essere, mi devi fare un cameo. Django, Django, you must face another day. Ma hai letto la conferenza stampa di Tarantino? No, perché? Perché parla di te, dice. Ah sì, ah, bello, che gli altri. Io ho letto delle interviste che ha rilasciato Quentin Tarantino. E ho visto intanto che lui ha fatto gli studi in medi inferiori, cioè non ha fatto studi regolari, come non è un uomo colto, no, lui ha dichiarato. È un uomo che si è imbevuto di cinema, perché ha lavorato come commesso in una cosa di DVD, ha visto, è cresciuto a DVD e il latte, insomma, tutta la vita. Quindi sa tutto del cinema e poi si è innamorato dei film di serie B italiani. Non dico proprio strettamente di serie B, ma certamente non di serie A. E diciamo pure che obiettivamente spesso era brutto, non è che tutto il cinema fosse un parente povero, a volte era un parente stupido. A parte il fatto che Tarantino è geniale e allora ha tirato fuori questa sua genialità, e percorrendo la strada di un cinema minore, però adattandolo al suo modo di vedere, quindi li ha presi, li ha manipolati, ha fatto tutto quello che voleva. Si è sicuramente ispirato al nostro cinema e si è sicuramente ispirato alle fattezze che questo cinema dava ai personaggi e dava alle situazioni. Tarantino qualsiasi cosa prende
la fa talmente sua e la rivolta che diventa meglio di qualsiasi cosa fatta da altri. Io non trovo tutto sommato che i film di Tarantino sono molto simili a quelli italiani, secondo me sono estremamente differenti. Un giorno fece questo film Inglourious Basterds, che è una specie di remake di un film di Enzo Castellari. Dopodiché c'è stato l'interesse invece del suo avvocato, che mi ha contattato e chiamato più volte perché dice Quentin è interessato a fare il remake di Bastardi senza gloria. E venne a Roma a presentare il film e disse all'ufficio stampa: io non vado via da Roma se non incontro Franco Nero. Allora mi chiamano da parte di Tarantino per dirmi che io stavo girando Incantesimo, pensate, e che un regista americano sarebbe venuto a trovarmi sul set perché mi voleva conoscere. Io non conoscevo il suo nome, Eli Roth, per cui è arrivato questo, si è inchinato con la maglietta sempre dei Cannibal Holocaust, e sono sceso e lui mi chiese se potevo fare un cameo a Praga per Hostel 2. E ci fu un pranzo, una cena, a dire il vero, dove Harvey Weinstein mi vide e mi disse: Franco, you're gonna be in the next Tarantino's movie. Cioè, tu farai il prossimo film di Tarantino. Becco il grano, perché è importante, che non era solo la notorietà, ma anche una produzione americana che compra un mio film. Contatti? Niente, per la verità. Finché non mi chiama un'altra persona che dice: io sono un artista e devo fare per la Biennale dovrei fare Calicola. E io ho chiesto a Tarantino se lui mi fa Calicola. E lui ha detto sì, se la Boucher mi fa la moglie. La mia idea era che Django, cioè questo personaggio interpretato da Jamie Foxx, no? Django nero, diciamo, ogni tanto aveva dei flash. E vedeva questo cavaliere nero a cavallo venire verso la macchina da presa in slow motion, finché verso la fine il cavaliere si ferma davanti alla macchina da presa, guarda e di fronte a sé c'è un bambino nero e una madre nera, e la madre dice al bambino: questo è tuo padre. Arrivo a Los Angeles, da lui non sento niente, nulla. Vado a fare i costumi, parrucche, tutto quanto. Il giorno prima di girare c'era il regista che era bianco. Ha chiamato, ha detto che non lo vuole più fare, si sente troppo grasso. Gennaio poi del 2012 mi richiama, una sua chiamata. Sai, ho pensato a quella cosa tua. Mazza, 2 mesi per pensare. Però ho paura che... doesn't work, cioè non penso che nel cinema, nella vita può succedere, ma in cinema un bianco possa essere il padre di un nero. E a Praga, ai teatri di posa, arrivo lì, ci stavano tutti fuori, tutta la truppa fuori dal teatro, erano parecchi, erano 80, 100, non so quanti, tutti con la maglietta di Cannibal Holocaust e tutti: maestro! Castellari, maestro, maestro! I will read tonight, alone? Yeah, to my maestro. Ciao maestro, ciao, ci vediamo. And grazie. Di chi era sta pena? Parli francese? No, lo sai che parlo tedesco? Non parli francese? No. Ci avrei avuto un ruolo, però... devi parlare francese. Vabbè, adesso nel film è un cameino, ma il cameo era molto più grande. Mi ha mandato il copione e io ho detto sì, va bene, ce la faccio. Ho detto passo, ti ringrazio. Poi anche la scena iniziale, che non c'è, quando lui mi presenta gli ospiti, dice: questo è Amerigo Vesseppi, italiano,
così il suo mandingo, come si chiama il tuo mandingo? Beh, il mio mandingo si chiama Luigi. Lui dice, oh, insomma, non ha niente che, cioè, non ha chance col mio mandingo. Aspetta, perché il mio mandingo non è solo nero, ma è anche italiano. Poi dopo, all'improvviso, quando mi chiamano per dire, ah, sai che tu sei l'icona di Quentin Tarantino, ho detto, sì, va bene. Mi prende per i fondelli, io che c'entro con lui, i suoi film. Non aveva mai visto uno, perché ho questo problema che non mi piace il sangue, la violenza e tutte quelle cose, quindi i suoi film non li ho visti, però sapevo di cosa erano fatti. Ma questo non significa che il suo cinema non abbia delle emozioni dentro, che queste emozioni siano finte. Le emozioni sono forti, però lui prende sempre una distanza ironica da quello che fa, e questa è la sua grandezza. Tutto quell'ammazzamento, quel lago di sangue così, talmente falso, insomma, si capiva che era una cosa, però è divertente, fa sognare. Il cinema avventuroso faceva sognare, il cinema di qualità deprime, secondo me. Combated my whole life the concept of snobbery towards cinema. I believe, you know, you should be embracing of all types of cinema. You don't have to embrace every movie made. And actually knowing what you don't like is as important as knowing what you do. But I don't believe in the class system when it comes to movies, or even when it comes to directors. Now, truthfully, when it comes to some of the more exploitation movies that I like, you know, there is I tend to have a forgiving nature about the things in it that might be cheesy, or the things in it that might not work, or whatever. But, you know, the same thing about some of the greatest directors ever made, whose a lot of their work has dated. I forgive that, too. And it's not even a forgiveness. It's just, I kind of even like it for that. That is what it is. But to me, it's more about the pleasures, adoring the pleasures, than criticizing or holding against it the deficiencies. Bastardi senza gloria, megoglioni, quel maledetto treno blindato, e sti cazzi. Django! Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, oh, life must go on, oh, for you cannot spend your life regretting. Django! Django, you must face another day. Django, now your love has gone away. Lost you love.